Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video. Oggi cambiamo completamente orientamento per quanto riguarda la preparazione delle pizze. Voi sapete, io sono un appassionato specialmente di pizza tonda napoletana, quella classica, ma oggi quella che vi presento invece è la pizza tonda romana, la cui origine onestamente si perde abbastanza indietro nel secolo scorso, e però la sua affermazione invece risale all'immediato dopoguerra, diciamo negli anni 50 e 60. Trovare la tonda romana, detta anche scrocchiarella, è oggi abbastanza semplice un po' in tutte le regioni, ma certamente chi la assaggia a Roma rimane colpito, perché quello è il suo posto e lì sicuramente trovate i più grandi maestri. Veniva chiamata anche pizza dei forni romani. È sostanzialmente una pizza semplicemente molto sottile che viene stesa con il mattarello, oppure all'origine veniva stesa con un pezzo di bastone di scoppa di legno, quindi di quelli abbastanza sottili, sulla quale pizza poi si può mettere sostanzialmente quello che si vuole. Ci sono alcune caratteristiche particolari di questa pizza. Innanzitutto che, come talvolta dice il nome, scrocchiarella, essendo molto sottile tende poi a diventare un po' croccante per quanto riguarda il disco di pasta, sia sopra che sotto. Poi c'è da dire anche che i condimenti, rispetto ad esempio alla pizza napoletana, arrivano praticamente fino al bordo, rimane quasi nulla, si lascia giusto un piccolo spazietto di rispetto per evitare che colino al di fuori i condimenti. Un'altra caratteristica, ad esempio, è quella che la mozzarella va tritata abbastanza fine, non si fanno i pezzi un po' più grossolani come nella pizza napoletana. La sua cottura avviene in circa 2 minuti e mezzo, talvolta 3, a seconda della temperatura, e per quanto mi riguarda ho sperimentato che, cuocendola nell'F1, la temperatura ideale è 340 gradi sulla platea e 340 gradi sul cielo. Sostanzialmente bisogna un po' prendere le misure col proprio impasto. Ad esempio, io ho cercato la ricetta più tradizionale possibile, quindi con l'idratazione al 55%, e mi sono trovato bene con queste tempistiche e con queste temperature. Però potrebbe essere che, portandola ad esempio fino al 60%, sia necessario trattenersi un po' di più o usare temperature, magari soprattutto nella platea, un po' più alte. Sempre per quanto riguarda la cottura, vi segnalo che tipicamente sarebbe bene cuocerla con la pietra refrattaria e non con il biscotto, ma se per caso non doveste avere una pietra refrattaria potete usare tranquillamente il biscotto, aumentando certamente le temperature. Non è assolutamente impossibile, anzi se ne vedono tante e di bellissime anche cotte nel forno di casa. In quel caso, chi non avesse la pietra refrattaria può usare, come altre volte ho suggerito in questo canale, la teglia normale, la leccarda del forno, semplicemente girata su se stessa. La temperatura naturalmente all'interno del forno deve essere il massimo, possibilmente il forno impostato come statico e nel contempo uniforme, quindi sia da sotto che da sopra. Nel caso della pizza che vi mostro oggi, la lievitazione è durata 24 ore, di cui 20 trascorse in frigo, un po' per un retaggio della napoletana, per cui privilegio in qualche maniera una lievitazione un po' più lunga, o meglio una maturazione un po' più lunga, in questo caso passando dal frigo. Però la pizza tonda romana si può chiudere tranquillamente in 6 ore, lasciandola anche a temperatura ambiente. Adesso, come sempre, ci spostiamo qui accanto a me e assistiamo, diciamo, un po' a tutta la lavorazione, partendo stavolta dall'impasto nella spirale che vedete alle mie spalle, la Puglisi P5 con il variatore, e poi andiamo avanti con tutte le cose previste dalla lavorazione per questa specialissima pizza tonda romana, che naturalmente mi permetto di consigliarvi di provare a fare a casa vostra. Se invece siete tra quelli che già la fanno da tempo, vi prego di avere, come dire, comprensione, perché è la prima volta che io faccio questa pizza, ma nel contempo di lasciarmi scritto sotto nei commenti il vostro parere, suggerimenti, perché naturalmente io non vedo l'ora di ritornarci sopra e rifarla. Iniziamo a vedere gli ingredienti: 905 g di farina, 505 ml di acqua a temperatura ambiente, 17 g e mezzo di sale, 10 g di olio e 3 g di lievito di birra fresco, tagliati da un panetto. E qui è pronta la nostra impastatrice e quindi possiamo iniziare a mettere i primi ingredienti e poi a farla girare.
Dopo alcuni minuti aggiungeremo anzitutto il sale e poi subito dopo anche l'olio. Come vedete l'impastatrice sta girando molto lentamente perché l'impasto è idratato al 55%, quindi non c'è alcuna necessità di andare più veloci. Ho saltato naturalmente tutti i passaggi per non annoiarvi e ci limitiamo banalmente a vedere le fasi finali dell'impastamento, giusto per capire quando si può considerare pronto l'impasto. Lasciamo ancora andare un pochino il video, ancora qualche secondo. Come vedete si sta formando sostanzialmente la zucca e quindi tra pochi istanti potremo tranquillamente interrompere e togliere l'impasto. Ecco qua. Togliamo l'impasto e iniziamo a metterlo all'interno di una ciotola di vetro oliata. Naturalmente l'impasto viene via facilissimamente e l'impastatrice rimane pulitissima. Usiamo la tecnica della mozzatura. Una volta che l'abbiamo tolto tutto, facciamo la palla, non c'è nessun bisogno di chiudere l'impasto perché è già ben incordato, e dopo aver fatto la palla, usando un po' questo metodo che ricorda la creazione dei panetti, poi lo rimettiamo all'interno della ciotola di vetro e a quel punto lo potremo coprire con una pellicola trasparente. Benissimo così. Una volta che abbiamo messo la pellicola, l'impasto va in frigo per 20 ore. Dopo 20 ore lo togliamo dal frigo e si presenterà così, naturalmente molto cresciuto. Lo togliamo dalla ciotola, lo poggiamo in questo caso su una base di legno e provvediamo a creare i panetti. I panetti sono da circa 180 grammi ciascuno. Vi faccio vedere per due volte come creare proprio il panetto, col solito sistema dell'arrotolamento su se stesso e poi con la pirlatura finale per chiudere eventuali fessure che dovessero rimanere sul fondo. Iniziamo a sistemare i panetti. Ne vediamo un altro. Uniamo i pezzi che abbiamo tagliato per raggiungere i 180 grammi, arrotoliamo nuovamente con le mani, facciamo una piccola pirlatura e chiudiamo eventuali aperture sul fondo. Sistemiamo tutti quanti i panetti all'interno della scatola che abbiamo disposto per accoglierli e poiché poi non mi do per convinto con il numero di panetti di cui alla fine dispongo, cioè 8, allora invece di lasciarli allineati così come vedete su due file, poi li sposto e li dispongo su tre file. Fare i panetti è facilissimo naturalmente perché l'impasto è uscito dal frigo e quindi è gestibilissimo. I panetti restano a temperatura ambiente per 4 ore. Ora quando li riapro vedrete che ho cambiato la disposizione. E guardate che spettacolo, come sono cresciuti bene, anche se naturalmente aver cambiato la disposizione non toglie che non sarà facile toglierli col raschietto. Comunque infariniamo tutto e stando attenti a non rompere quelli vicini iniziamo a togliere il primo panetto. Lo poggiamo sulla semola e iniziamo un pochino ad allargarlo. Lo giriamo e continuiamo. Vedete già il fido alleato, il mattarello che ci aspetta lì.
con le dita ci aiutiamo fino al bordo, naturalmente, perché non è una pizza napoletana, deve venire abbastanza schiacciata e comunque uniforme. Iniziamo a dare la forma e poi prendiamo il mattarello. E qua si tratta di lavorare con olio di gomito fino a che non otteniamo una forma sufficientemente grande e soprattutto molto sottile. E anche se sembra complicato, dovremmo cercare di riuscire a ottenerla anche circolare come forma. Più o meno, ecco. In ogni caso ci possiamo aiutare, come sto facendo io, allargando ancora un ultimo pochino, giusto per ottenere la forma più circolare possibile. Ora mettiamo gli ingredienti. La prima differenza rispetto alla napoletana è che gli ingredienti arrivano sostanzialmente fino al bordo. Non deve venire fuori alcun tipo di cornicione e quindi possiamo arrivare tranquillamente proprio fino al bordo. Questa è una passata di pomodori marzanini con del basilico tritato. Aggiungiamo poi dell'olio, delle foglioline di basilico che ho provveduto a bagnare, altrimenti non reggono in cottura, e poi mettiamo la mozzarella. Anche qui, come vi dicevo prima, c'è un'ulteriore differenza, cioè che la mozzarella viene tritata abbastanza sottile e se ne mette tanta, sinceramente. Continuiamo con la disposizione della mozzarella. Poi, nel caso mio, aggiungo alcune olive, ma ciascuno di noi con la tonda romana mette sostanzialmente quello che vuole. E ora passiamo la pala sotto la pizza. Questa è un'altra differenza con la napoletana. E andiamo direttamente in forno. Ho impostato 340 gradi sulla platea e 340 gradi sul cielo e la cottura durerà circa 2 minuti e mezzo. Poiché questa è la mia prima tonda romana, ogni tanto ho aperto il forno per controllare, insomma, se la cottura stava procedendo bene. Una volta che è completata, possiamo toglierla. Ve la faccio vedere. È ben cotta, molto colorata. La mettiamo sul piatto. Vi ringrazio di essere stati qui a vedere questo video. Vi do appuntamento al prossimo, sempre in questo canale.